Allora, consigliere Borriello, cosa vi aspettate come partito e come consigliere da questa nuova assemblea? Ci aspettiamo e mi aspetto che questa istituzione possa rappresentare al meglio le vocazioni e le potenzialità che in tutto il territorio napoletano e della sua provincia esistono. Quindi diciamo questa è un'occasione per la città e per tutto il territorio? Certamente, è un'occasione importantissima per la città e per l'intera area metropolitana di Napoli, che deve portare noi a fare massa critica su alcune delle sue straordinarie vocazioni che già esistono, e mi riferisco alla linea di costa, ai siti UNESCO presenti sul nostro patrimonio, i centri storici, tutto il sistema dell'ambiente e quindi del suo risanamento, e le zone interne, quella vocazione rurale. Rispetto allo statuto, come PD avete le idee chiare sulla modalità di elezione, sulle funzioni della provincia? L'elezione deve essere un'elezione a suffragio universale. Oggi va bene, un'elezione di secondo livello, ma deve essere in seguito, dopo il 2016, un'elezione di primo livello, quindi a suffragio universale, in modo che il sindaco della città metropolitana sia scelto da tutti i cittadini della sua comunità.